Buonasera e grazie di averci dedicato questo tempo. Le farò solo tre domande. Vorrei sapere le caratteristiche che secondo voi deve avere l'uomo ideale. Ah, l'uomo ideale deve essere sicuramente una persona nobile d'animo e di grande cultura, certamente, perché ritengo sia essenziale nella società di oggi essere delle persone informate e ben acculturate, naturalmente. E non credo sia assolutamente importante il patrimonio, perché il matrimonio deve essere fondato solo sull'amore di due persone che si completano e si amano profondamente. Quindi voi credete nel vero amore? Oh, assolutamente sì. Purtroppo nella nostra società, sa, molto spesso il matrimonio viene ancora organizzato e combinato tra le famiglie, sa, è una pratica così barbara. E qual è il rapporto con i vostri genitori? I miei genitori sono una coppia molto amabile e anche un po' animata, diciamo. Mio padre è certamente un uomo molto, molto sensibile ed intelligente e ha una grandissima pazienza con i nervi di mia madre, che dice che lui mette sempre a dura prova con le sue battute e con la sua arguzia. Intanto vi ringrazio e arrivederci. Grazie a voi.